Buongiorno e bentrovati. Oggi vi voglio parlare di un'obiezione che mi viene fatta spesso quando faccio i corsi e che sta nel fatto che le persone si trovano in difficoltà quando provano a utilizzare delle corde che sono più lunghe di quelle che normalmente utilizzano. Nell'equitazione tradizionale si sa viene utilizzato normalmente per condurre il cavallo una lunghina che è difficilmente più di 2 metri, di solito 1,5 metri, 1,60 m, a volte anche 1,10 m l'ho trovata in giro. E chiaramente poi per utilizzare, cioè per muovere il cavallo da terra, viene poi utilizzata una longia che è una corda di svariati metri, 7-8 metri, così può essere anche più lunga, fine, e diciamo è una piattina praticamente. Sicuramente qualcuno di voi l'avrà maneggiata. Ok, allora nell'ambito dell'equitazione naturale, diciamo quella che insegna il programma Parelli, noi utilizziamo altri tipi di corde. Fondamentalmente utilizziamo una corda corta da 3,70 m e noi la chiamiamo corta, nonostante che non sia proprio corta, 3,70 m sono abbastanza. Poi abbiamo una corda lunga che è come quella che io tengo in mano in questo momento, che è una corda di 7 metri. E poi utilizziamo un'altra corda che è lunga 14 metri, quella che comunemente viene chiamato lazzo. E perché utilizziamo queste corde qua? Come dicevo prima, di solito quando faccio un corso base, dove le persone la prima volta che si approcciano a questo tipo di equitazione, si trovano in difficoltà perché le corde sono più lunghe, o almeno più lunghe di quelle che normalmente utilizzavano prima. Il motivo per cui noi utilizziamo questa corda qua, lo spiego già anche in un altro video che ho fatto un po' di tempo fa, è per un motivo di sicurezza. Già la corda da 3,70 m è sufficientemente lunga per poter far muovere il cavallo stando a una distanza sufficiente, per cui se io sto portando un cavallo e il cavallo mi parte, io ho comunque modo di farlo muovere un po' e poi tirare e girargli la testa verso di me senza dovermi ritrovare in una posizione di pericolo, come potrebbe essere invece se io utilizzassi una corda corta. Fate conto che se io ho una corda corta così, a questa maniera, se il cavallo scappa, io mi ritrovo immediatamente nella zona del posteriore e in più sono già a fine corda, quindi non ce la faccio a tenerlo. Ovviamente nessuno di noi ce la fa a tenere un cavallo, nonostante che possa avere una forza incredibile, è sempre minore di quella di un cavallo. Quindi è chiaro che in una situazione di questo genere mi trovo a dover per forza lasciare la corda, perché sono in una situazione in cui non ho, vedete, sono in pericolo per via che c'è il posteriore, in più il cavallo sta andando via e non ho la possibilità di girargli la testa. Mentre con una corda già che è la metà di questa che ho in mano io, quindi si sta parlando già di una corda di 3 metri e qualcosa, 3 metri e mezzo, è chiaro che io posso far muovere il cavallo e ho più effetto leva e quindi posso girare la testa più facilmente. Frasi. Quindi sono in maggior sicurezza. Ma allora perché utilizzare una corda da 7 metri? Molti si trovano in imbarazzo a utilizzare una corda da 7 metri perché è un biscione lungo che tante volte si trovano in mano e se lo legano da tutte le parti. E ovviamente quando una corda di questo genere è legata a una mano è molto pericolosa. Se il cavallo tira via ci facciamo parecchio male, eh? Può essere veramente molto pericoloso. Allora perché usare una corda così lunga? Beh, per un discorso di ancora maggior sicurezza, cioè le corde lunghe in realtà sono migliori e io consiglio l'utilizzo delle corde lunghe il prima possibile. Utilizzate, non io, Parelli, utilizzate la corda corta per insegnare al cavallo a non aver paura delle corde, per imparare voi a maneggiare le corde, soprattutto per quanto riguarda voi, imparare a maneggiare le corde, una corda corta vi dà un pochino più, vi resta più semplice utilizzare una corda da 3 metri e mezzo, è più facile da maneggiare rispetto a una corda da 7 metri, ma appena potete cambiate subito, immediatamente, e utilizzate una corda da 7 metri, perché è una situazione che vi dà molta più sicurezza, in quanto io ho la possibilità di gestire il cavallo a maggior distanza e soprattutto se ho un cavallo verde
ho la possibilità di lavorare con un margine di spazio maggiore. È successo spesso di vedere cavalli verdi, sdomi, diciamo in termine tecnico, no? E che si ritrovano la prima volta a essere presi, portati fuori dal box, magari vengono portati nel campo grande, abituati ad andare solo nel tondino, nel campo grande vogliono correre e il proprietario si ritrova con una corda corta, anche 3,70 m è corto in quel caso lì. Con i cavalli molto verdi vi consiglio vivamente di utilizzare le corde lunghe, perché a questa maniera siete più in sicurezza, avete la possibilità di mandare il cavallo lontano da voi pur rimanendo collegati a lui, e se il cavallo vuole correre avete la possibilità di farlo correre lontano da voi pur rimanendo con un controllo del cavallo. Mentre la corda lunga, nel caso di un cavallo che è già avanti nel programma, è comunque da preferirsi. Per quale motivo? Perché attraverso la corda lunga io posso responsabilizzare di più il cavallo e insegnare al cavallo che anche quando io sono lontano da lui riesco in qualche maniera a influire sui suoi movimenti, e quindi do maggiore responsabilità al cavallo e devo per forza concentrarmi su di me e migliorare quindi la mia comunicazione nei confronti del cavallo, il mio linguaggio del corpo. E qui si entra in un altro aspetto di cui volevo parlare oggi. La corda lunga, proprio perché ci deve aiutare a sviluppare il nostro linguaggio del corpo, dovete considerarla come una rete di sicurezza. Per chi di voi è abbonato al canale, ne ho già parlato in un video apposito proprio per un esercizio che serve per il lavoro in liberty, ma generalizzando, la corda lunga ci permette di focalizzarci maggiormente sul nostro linguaggio del corpo, proprio perché possiamo stare a maggior distanza, e quindi io posso, lasciando la corda in terra, cominciare a cercare di comunicare con il cavallo utilizzando i miei gesti e quello che madre natura ci ha già fornito senza altri strumenti. Solo dopo che il cavallo non risponde in fase 1-2 al mio linguaggio del corpo, andrò a utilizzare la corda. Poi ricordatevi sempre che in fondo alla corda avete sempre anche uno stick, per cui se io voglio disimpegnare il posteriore di Flora posso tranquillamente prima usare il mio linguaggio del corpo, guardare il posteriore, avvicinarmi un po', cominciare a ruotare e ottengo esattamente quello che avrei ottenuto con lo stick. Però se io avevo la corda corta, ero già a fine corda, non avrei avuto la coda per poter utilizzare lo stick virtuale che c'è sempre in fondo. Quindi con il video di oggi vi voglio sensibilizzare su l'imparare a utilizzare il prima che potete le corde lunghe, perché vi servono sia per sicurezza nel caso di cavalli che non sono molto preparati, sia per sviluppare meglio il vostro linguaggio del corpo nel caso di cavalli che invece sono già avanti. Spero di avervi fatto riflettere un po' su questo punto e di avervi dato un motivo in più per imparare a usare le corde lunghe. Quindi la prossima volta che prendete una corda lunga non cominciate a dire oddio oddio adesso cosa faccio, ma sforzatevi a cercare di utilizzarla al meglio. Una cosa importante quando si utilizza le corde lunghe per rimanere sempre in sicurezza è non avvolgerle mai. Quindi se le dovete prendere in mano, prendetele a soffietto, così, in modo che se il cavallo tira da quella parte, la corda si sfila così dalla vostra mano e va via senza legarsi in nessuna maniera. Un altro aspetto che per il quale dovete usare le corde lunghe è perché a questa maniera avete la possibilità di insegnare al cavallo a uscire dalle situazioni in cui, per esempio, adesso si è messa Flora, vedete? Con tutte e due le gambe dalla parte di là. In questo caso qua io posso aiutarla senza andare là in zona pericolo, posso stare lontana, aiutarla un po' a uscirne senza che lei si impaurisca.
Quindi in questo caso metto un po' di tensione, la faccio pensare, gli dico vieni qua da me, non aver paura, vieni qua. Invece di tirare indietro, bravissima, invece di tirare indietro, no, non si mangia, prova a uscirne, prova a venire verso di me. Ah, brava, brava. Piano piano lo posso aiutare a vederlo come un puzzle da risolvere e non più come una situazione di pericolo. Vedete, ho lasciato immediatamente appena lei ha tirato e ho ripreso. Le vostre mani si devono aprire velocemente e chiudere lentamente, in modo da dare la possibilità al cavallo di trovare la soluzione senza che si possa mettere nei guai o possa succedere qualche cosa di pericoloso. Bimba, vieni, prova. Bravissima, bravissima. Con una corda corta non l'avrei potuto fare e a questa maniera ho insegnato a lei a risolvere una situazione senza andare in panico. È andata un po' su di energia, ovviamente, perché si è trovata una situazione di scomodità, ma io l'ho aiutata un pochino e ho gestito la situazione. Quindi non sono corso là, come a volte vedo fare, quando il cavallo rimane con la corda intrappolata tra le gambe, oddio, oddio, e corrono di volata sotto il cavallo con i rischi che ci possono essere. L'ho aiutato e gli ho insegnato a risolvere la situazione. Ovviamente ci vuole del tempo, come tutte le cose, però questo aiuta il cavallo. Altra cosa importante, con la corda lunga posso assolutamente insegnare, e questo lo devo fare il prima possibile, al cavallo a non avere paura delle corde intorno, oltre alle gambe, anche intorno al corpo. Deve poter stare qui tranquilla e beata, quindi lei è un pochino in allerta adesso, ma se io continuo un po' lei comincia, vedete, comincia già a abbassare la testa fino al punto che poi fra un attimo è molto probabile che rinizi a mangiare l'erba. Infatti mi guarda e dice ok, che devo fare? Dobbiamo stare dell'altro qui a fare questo giochino? Sì, ma non ti preoccupare, non succede nulla. Vedete, già non gli interessa più di quello che sto facendo. Lei pensa che stia chiedendo qualcosa? Se continuo così senza guardarla, lei fra un pochino si rimette a mangiare l'erba. E questa è una cosa che io devo fare, ovviamente, sia sempre dall'occhio destro e poi dall'occhio sinistro e poi dall'occhio destro, fino a che non il cavallo si rilassa. Fino a che il cavallo si rilassa. A quel punto lì posso anche smettere. In questo caso cosa che ho fatto? Ho abituato il cavallo, vedete quello che vi dicevo prima? Ho abituato il cavallo alla corda lunga sopra da tutte le parti e sotto, come vi ho fatto vedere prima. Bene, anche per oggi è tutto, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Lasciate un commento per farmelo sapere, mettetevi piace se vi è piaciuto o non vi piace se non vi è piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Used to be home, passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every friend holds a new end.